Eccoci alla seconda puntata di 5 problemi della MIUI e come risolverli. Se ancora non avete visto la prima puntata, vi invito a farlo perché ci sono alcuni consigli utili e pratici. Una mini rubrica dedicata agli smartphone Xiaomi, Poco e Redmi, che hanno tutti e tre la interfaccia grafica MIUI, che con la versione 12 si è riempita un po' di problemi in attesa di una 12.5 che, come già vi ho detto, potrebbe aggravare la situazione oppure risolverla. Comunque, iniziamo col primo problema da risolvere. Parliamo di refresh rate, ovvero quella possibilità di aumentare la frequenza di aggiornamento del display da 60 a 90 a 120, che sempre più si sta diffondendo sui vari smartphone. Io ad esempio qui ho sempre il mio Redmi Note 10 Pro con i 120 Hz di supporto di refresh rate, ma che su alcune applicazioni si blocca automaticamente a 60 Hz e quindi si vede la differenza tra il passaggio a 120 e quello a 60, un po' fastidioso. C'è un modo però per risolvere. Per farlo ci rechiamo nelle impostazioni, scendiamo su app, quindi gestione app, clicchiamo i tre puntini in alto a destra, visualizza tutte le applicazioni per vedere anche quelle di sistema. Qui cerchiamo adesso batteria e prestazioni, premiamo su elimina dati e poi su elimina tutti i dati, premiamo ok e il problema è risolto. Adesso avrete i 120 Hz o i 90 Hz in base al vostro smartphone su tutte le applicazioni, anche quelle di Google. Vedete qua Discover, ovviamente voi vedrete comunque un refresh rate classico perché dipende dagli FPS della videocamera, ma comunque tutto risulterà molto più fluido e reattivo, anche se sappiamo non influenza la reattività, bensì semplicemente l'apparenza della sua fluidità. Il secondo problema che andiamo a risolvere, o forse no, ma ora vi spiego tutto, riguarda il sensore di prossimità, che su numerosi smartphone Xiaomi, Redmi e Poco è di fatto assente, o comunque è assente un sensore di tipo ottico, che è quello standard, che funziona molto bene. C'è in alternativa un meccanismo ad ultrasuoni, per cui viene emesso un segnale acustico dalla capsula auricolare che viene poi intercettato dal microfono secondario posto sulla parte superiore dello smartphone. Sistema decisamente fallace perché molto spesso non riconosce quando portiamo lo smartphone all'orecchio e soprattutto molto spesso riconosce anche dei tocchi involontari. Ad esempio ci basta appoggiare la mano sulla parte superiore del telefono per andare molto spesso a bloccare lo schermo o comunque renderlo scuro mentre siamo in chiamata oppure stiamo ascoltando un vocale. Insomma, è un comportamento strano e anche abbastanza noioso. Il primo passaggio è verificare se questo sensore di prossimità funziona. Per fare ciò andiamo nelle impostazioni, quindi info di sistema, tutte le specifiche e poi clicchiamo più volte su versione del kernel. Ci farà entrare in un menu, diciamo, nascosto che si chiama Control Information Toolbox e che ci permette di andare a verificare che il nostro smartphone funzioni su tutti gli ambiti, quindi sensore di prossimità, di luminosità, giroscopio, accelerometro, eccetera. Quindi cerchiamo Proximity Sensor e qui possiamo fare una sorta di test, per cui se il valore è 5 vuol dire che non è occluso il sensore di prossimità, che non c'è però, e invece il valore di 0 vuol dire che è occluso. Quindi se noi facciamo una roba del genere vedete che in questo caso non riconosce assolutamente nessuna occlusione. Questo perché non solo sfrutta questo meccanismo ad ultrasuoni, ma anche il giroscopio, per cui dobbiamo prendere lo smartphone e portarlo all'orecchio e verificare se funziona oppure no. In ogni caso, per verificare che abbiate un sensore ottico oppure no, vi basta portare la mano sulla parte superiore. Se il valore va a zero vuol dire che c'è, altrimenti vuol dire che probabilmente non c'è, se comunque ha questi tentennamenti. Come risolvere? Allora, un metodo proposto da utenti Xiaomi è quello di andare a scaricare l'applicazione Proximity Reset. Eccolo qui, Proximity Sensor Reset, questa qua di Tech Tool. Io l'ho già installata e ci permette di andare a calibrare questo sensore di prossimità. Quindi clicchiamo su Fix It, seguiamo le istruzioni, ci consiglia tra l'altro di rimuovere eventuali pellicole di vetro o altro e di eseguire ciò che ci chiede a schermo, ovvero intanto verificare che il sensore funzioni oppure no. Andare avanti, in questo caso andare a occludere il sensore di prossimità. A questo punto possiamo togliere lo smartphone dalla guancia e poi confermare la calibrazione. Questa applicazione poi vi chiederà di funzionare in background, perché per andare a sovrascrivere questa impostazione deve continuare a funzionare. Quindi è un po' una soluzione non soluzione, anche perché comunque non fa grossi miracoli. Ma
e qui la brutta notizia, non si può fare assolutamente nient'altro. Quindi purtroppo dobbiamo tenerci questi meccanismi che funzionano molto poco. Passiamo quindi a qualcosa di più sostanzioso, come rimuovere tutta la pubblicità dagli smartphone Xiaomi. Molto semplice. Primo step è quello di togliere l'autorizzazione a raccogliere dati all'applicazione MSA, che sta per MIUI System Ads. Per farlo è sufficiente andare nelle impostazioni, quindi poi in sicurezza e password. Andiamo poi in fondo verso su autorizzazioni e revoche e togliamo la spunta Add MSA. Questo non provocherà nessun problema al funzionamento dello smartphone. Quindi clicchiamo su revoca. Tra l'altro questa applicazione a fine marzo ha dato anche non pochi problemi a diversi utenti Xiaomi, Redmi e Poco. Il secondo passaggio è restare qui in impostazioni, sempre in password e sicurezza, cliccare su a questo punto privacy e poi su servizi pubblicitari. Vediamo se lo trovo, eccolo qui, e andare a disattivare la spunta su consigli pubblicitari. Terzo passaggio, andiamo a eliminare fisicamente la pubblicità dalle applicazioni. Bisogna quindi andare a individuare quali applicazioni hanno la pubblicità, tipicamente tutte quelle di Xiaomi. Ad esempio, io qui vi mostro l'applicazione temi, e per qualsiasi applicazione comunque la procedura è più o meno la stessa. Andare nelle impostazioni, eccoci qua, e andare a disattivare la spunta, io qui l'ho già fatto, mostra annunci, e così per sicurezza togliamo anche consigli personalizzati. Questo è fattibile su tantissime app, ad esempio browser di Xiaomi, music, video, oppure anche download, e qui vi mostro direttamente come funziona, anche qui tre puntini in alto, vedete qua la pubblicità piena zeppa, qui in alto tre puntini, impostazioni. A questo punto andiamo a togliere mostra contenuti consigliati, in questo caso l'indicazione di questo tipo. Quindi torniamo sull'applicazione, vedete che non compare più nessuna pubblicità. Problema risolto. Ultimi due bug che andiamo a risolvere riguardano la personalizzazione, ovvero da un certo punto in avanti sono spariti alcuni temi ed è sparita anche la possibilità di cambiare font all'interfaccia grafica, ma c'è una soluzione. Innanzitutto dobbiamo andare nelle impostazioni e svolgere questa modifica, che comunque non comporterà assolutamente nessun problema o cambiamento. Quindi impostazioni aggiuntive, regione, cerchiamo adesso India, ecco qui, e il gioco è fatto. Tranquilli, non cambierete né la lingua né altre informazioni. È solo un'informazione di sistema. Adesso andiamo nell'applicazione temi e magicamente comparirà una nuova voce, anzi due. La possibilità infatti di cambiare il font, ma anche di cambiare eventualmente le suonerie scaricandole dallo store. E in questo modo abbiamo finalmente la possibilità di cambiare font, ma anche tanti nuovi temi da scaricare, e questa è un po' interessante, un po' strana come cosa. Ultimo problema riguarda gli sfondi, che ogni tanto cambiano. Io ad esempio molto spesso vado a installare i super wallpaper di Xiaomi, che li trovo molto belli, molto gradevoli, ma dopo qualche ora, qualche giorno spariscono così casualmente, ma c'è una soluzione anche per questo. Anche qui dobbiamo recarci innanzitutto nelle impostazioni, andare di nuovo in impostazioni aggiuntive, noi l'abbiamo già fatto, e impostare la regione su India. Fatto ciò, ci basta andare nelle impostazioni di nuovo, ma questa volta di schermata di blocco, vediamo se la becco, eccola qui, scorrere verso il basso e cliccare su Glance per Mi, voce che se abbiamo la regione italiana non comparirebbe, quindi per questo abbiamo spostato la regione su India. Quindi la clicchiamo e troveremo l'impostazione attivata di default e noi andiamo a disattivarla. Fatto questo, andiamo praticamente a disabilitare anche il carousel degli sfondi e non dovrebbe più presentarsi il problema del cambio sfondi, diciamo, casuale ogni tanto. Bene, anche per questa puntata era tutto, quindi in totale abbiamo trovato 10 bug della MIUI e li abbiamo anche risolti. Ovviamente questi video sono fatti proprio per aiutarvi a rendere più utilizzabile lo smartphone che avete in tasca, e ovviamente l'invito a Xiaomi di andare a risolverli uno per uno, cercando di migliorare il suo sistema operativo, che è bello graficamente, è pieno ricco di funzionalità, ma a questi bug che vanno un po' a rovinare l'esperienza d'uso. E da un brand che si propone con smartphone anche da 1400 euro, questo aspetto non me lo aspetterei, scusate il gioco di parole. Speriamo quindi che con la nuova versione Xiaomi risolva tutto. Per ora era tutto, se i video vi sono piaciuti lasciate un bel like anche a questo e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi contenuti. Un saluto da Michael per tutto android.net.